Niccolò Tomaini, giovane artista lecchese, tra i protagonisti della Biennale Giovani 2021, è ospite della Leo Galleries con una personale dal titolo Dinamismo di un cane senza guinzaglio. Un allestimento curato da Maurizio Scudiero che mette a confronto la poetica dei maestri del futurismo e le intuizioni di Tomaini, in un dialogo solo apparentemente impossibile, ricco di spunti, prospettive inedite e disincantate. Qualcuno che si chiamava Schopenhauer che scrisse un libro, Il mondo come rappresentazione, e poi il titolo è molto più lungo ma ve lo risparmio. Ebbene, in questo libro lui introduce un concetto del velo di Maya, che è una dea indù. Il velo di Maya cos'è? È una specie di cortina, diciamo, fumogena, per usare termini occidentali invece che orientali, che ci tiene confinati in un mondo non reale e non ci fa vedere quella che è la realtà, che secondo Schopenhauer la realtà è solo sogno, quindi il vero mondo sarebbe il mondo sognato e non il mondo che noi palpabilmente abitiamo. Cosa c'entra questo con Tomaini? Cioè c'entra nel senso che anche lui, a modo suo, cerca di entrare in questo meccanismo, cioè di rompere il velo di Maya che negli ultimi tempi sembra, a suo avviso, ma io sono d'accordo, sembra che sia stato steso sul mondo dai sistemi tecnologici di comunicazione. Sono sistemi che sono stati inventati per aiutare l'umanità, i computer, per fare dei calcoli veloci, per fare tutta una serie di operazioni. Sono però stati ad un certo punto soverchiati e sono stati appropriati da questi cosiddetti social media. Cominciato a prendere il sopravvento su quella che è la realtà vera, e quindi attraverso questi social media si arriva anche a fare tutto un discorso sull'arte, perché l'arte non è più l'arte che tu sai esistere, ma è un'arte mediata dal social media che addirittura vuol veicolare nel mondo un'arte che è come quella delle criptovalute, la crypto art, cioè che non esiste. Allora, lui fa questo discorso qua, cerca di mettere in luce i meccanismi, e come fa a metterli in luce? Li fa in varie soluzioni, in varie, diciamo, serie che lui produce. Lui praticamente ci fa vedere come un'opera si sta caricando, come un'opera si sta dissolvendo allo stesso tempo, quando tu la vuoi eliminare da un computer, ma non ci fa solo vedere l'opera, ci fa vedere anche la sua effettiva realtà. L'opera che noi vediamo sul computer è questa, ma non è questa l'opera. L'opera è un codice binario. Lui ce lo fa vedere. E con questo ci fa capire che questi social media, questi computer, smontano la realtà e la realtà vera è la loro. Cioè, quindi è un pericolo questa cosa, che lui sta combattendo, cavalcando il velo di Maya, lo vuole distruggere, lo vuole strappare come il velo del tempio. Poi ci sono altre cose che lui fa che per me sono molto interessanti. Ah, l'abbiamo messo questa cosa qui accanto a un depero, perché? Perché il depero a modo suo, senza queste intenzioni, perché allora non c'erano i social media, ma vedete, lavora su vari piani di lettura, questa testa viaggia lungo questo che potremmo definire un codice, e vedi che tu la vedi come se fosse simultaneamente, perché è futurista, la simultaneità, la velocità fa parte dei futuristi, la vedi simultaneamente come se fosse a differenti punti di focale e di lettura. Quindi l'opera è una, ma qui la vedi tre volte come se tu fossi su vari piani. È un po' il discorso questo, solo che questo è fatto in maniera, diciamo, stile oil paintings, perché a lui piace partire dal passato e fare diventare attuali queste cose. Depero lo faceva con un'altra intenzione, ma le analogie, diciamo, semantiche che ci sono dietro, a distanza di anni funzionano. E quindi queste cose qui lui le combatte fortissimamente, dipingendoci sopra lo schermo.
si dipinge sopra lo schermo, e quindi lui va ad annullare tutto quello che c'è sotto, che è prodotto dal tablet. 120 giornate di Sodoma ci fanno capire che un'opera può essere scatolata e venduta come un gadget. Tu non sai, allora lì lui rompe un pochettino la scatola per farti capire che c'è dentro qualcosa, ma in realtà l'opera viene annullata, quello che conta è la transazione alla fine. Anche questa è una cosa veramente distopica, perché è il contrario di quello che dovrebbe essere l'apprezzamento sull'opera d'arte. E così via, abbiamo altri esempi di opere che quelli si chiamano caricamento, dove tu vedi in parte, lui fa in parte un'opera dipinta, la parte sopra c'è il nero e tu vedi questa rotellina che nel computer gira, perché sta caricando l'immagine, però lui blocca questo meccanismo, evita che questo vada avanti, perché tu non devi caricare l'immagine sul computer. Il concetto è, tu la devi vedere dal vero, cioè non mediata da queste realtà che ci stanno piano piano portando verso un mondo appunto distopico e deteriore, che ci si allontana da quella che è la realtà. Ultimo appunto, in galleria ci sono anche dei quadri futuristi, perché il discorso dei futuristi alla lunga può entrare nella visione di Tomaini, perché loro non fanno questi artifici di comunicazione, non c'è la concettualità sua, perché paradossalmente per molte cose i contemporanei, i giovani, sono molto più avanti dei concettuali di allora. Cioè il futurismo è per forza la prima avanguardia concettuale, perché hanno inventato il sistema di dire oggi quello che faranno domani, programmare. Quindi concettualmente io ti dico quello che farò e lo farò con i manifesti. Qui abbiamo alcune opere, ad esempio di Baldessari, di De Pero, che ci fanno vedere una attitudine continua al moto verso qualcosa, alla velocità, al dinamismo. Questa era la base fondamentale dei futuristi. Il dinamismo però c'è anche in queste opere, c'è il dinamismo, sia in senso fisicamente visibile, orizzontale, l'immagine si sfalda, ma anche verticale, perché questa scorre, questi sono i codici. È una mostra bella, ma secondo me da approfondire, perché il suo pensiero è fine. E in questa società dove tutto è livellato al basso, grazie a queste cose, riuscire a cogliere la finezza di un pensiero è sempre più difficile. Niccolò Tomaini inizia a dipingere sostanzialmente 100 anni esatti dopo il primo manifesto futurista. La visione dei futuristi era una visione aperta alle innovazioni, alle invenzioni, alle tecnologie che sembrava che potessero espandere le possibilità espressive, le possibilità di impatto. In realtà in questi 100 anni diciamo, il senso di queste cose si è sostanzialmente rovesciato, e Niccolò coglie attraverso le sue opere questo passaggio, che è quello che poi Debord sintetizza nella società dello spettacolo quando dice che è la società in cui tutto quello che era realmente vissuto si è allontanato nella sua rappresentazione. La visione ottimistica dei futuristi in Niccolò diventa quindi una critica forte a questo spossessamento di senso che le tecnologie fanno e questo distanziamento dalla realtà. Niccolò, ecco, c'è da dire ancora, interviene su opere già pre-realizzate, opere che provengono quindi da maestri del passato, recuperati in mercatini, opere di maniera, su cui interviene riproducendo l'effetto della macchina, che è questo effetto di frammentazione, di alienazione e di distanziamento. Questa serie di lavori, Silicio, rifletteva a proposito di una distopia futura, o meglio, non troppo futura, ma in cui l'uomo diventasse obsoleto rispetto alla macchina. Quindi immaginavo questa sorta di virus scritto insieme a due amici che sono programmatori in linguaggio algoritmico oppure in linguaggio sorgente, attraverso il quale la macchina riuscisse in qualche modo, dopo tutto il discorso che abbiamo sentito tra Maurizio e Filippo, ad entrare fisicamente all'interno dell'opera, destrutturandone non più la realtà virtuale, bensì quella fisica. Questo è un monito che mi sento anche di
di portare avanti proprio perché con i nuovi sviluppi e con tutto quello che è legato alle nuove tecnologie, una delle problematiche che sicuramente ci troveremo ad affrontare nel breve periodo sarà quella dell'avvento del metaverso, quindi una realtà con internet integrato dove sarà difficile distinguere cosa sia vero e cosa invece fittizio.